Direi che possiamo riprendere, quindi riprendiamo con la seconda sessione pomeridiana che era prevista, per la quale era prevista una moderazione di Elisabetta Selmi, che però si scusa, ha un piccolo problema di salute, quindi non può essere qui con noi. Ci augura buon lavoro e buona continuazione, e per cui la sostituisco più o meno degnamente io. Quindi è la mattinata delle moderazioni scambiate. E invertiamo rapidamente anche l'ordine degli interventi. Il primo intervento previsto era quello di Sara Bonecchi, che non è presente con noi oggi, non ha modo di collegarsi via Zoom, mi ha mandato però la sua relazione da leggere. Darei però nella nostra scaletta priorità intanto ai partecipanti che sono presenti. E quindi senza ulteriore indugio, io proseguirei introducendo il nostro prossimo relatore, che è Andrea Lazzarini, che dopo insomma alcune peripezie insomma tra Pisa, Firenze, Losanna e Reggio Emilia è approdato ora recentemente all'Università di Genova. Si è occupato di diverse cose, ma in particolare di tassoni, a cui ha dedicato il suo intervento di oggi, che si intitola Questo umano affetto e desiderio di vivere dopo la morte, appunti sulla volontà d'archivio in Alessandro Tassoni. E senza altri ulteriori indugi, io gli cederei dunque la Mi si sente? parola. Perfetto. Allora, come vedete, qui da questo piccolo sommario che è usato soltanto allo scopo di dare un'idea preliminare appunto di quello che dirò oggi, il mio intervento si concentrerà su alcuni aspetti particolari della vicenda tassoniana, i 9 testamenti. Ovviamente non ci concentreremo su tutti e 9. Analizzeremo molto velocemente la vicenda dei libri che Tassoni lascia a Roma al suo ritorno a Modena, l'ultimo definitivo. Dopodiché parleremo con un po' di misterum properum, diciamo, della vicenda della secchia donata alla comunità di Modena, che è uno dei momenti, all'archivio della comunità di Modena, che è uno dei momenti in cui la volontà, per l'appunto, di archivio di Tassoni è più forte, più evidente, e poi muoveremo verso qualche conclusione. Ecco, questo soltanto per darvi un quadro complessivo e generale della vicenda. E la figura di Alessandro Tassoni è contraddistinta da aspetti di forte contraddittorietà. Ecco, qui vedete un famoso ritratto del nostro con un fico in mano, che è quello che avrebbe ricevuto, questo ritratto qui è fortemente voluto, ecco, e che lo rappresenta come uomo che dalla corte di Roma è riuscito appunto a guadagnare questo, un fico vasco, diceva in una prefazione famosa I Pascoli, parlando di Tassoni. E questo è quello che diremo più volte anche oggi rispetto al suo modo di guardare alla posterità. E appunto dicevo una figura contraddittoria. Per fare qualche esempio, la sua integrità razionalistica, addirittura iperrazionalistica, di postillatore, di autore, si scontra con lui con uno spiccatissimo e molto barocco senso dell'onore. La pulsione alla manifestazione esplosiva del sé si scontra e stride con una fortissima tendenza all'autocensura. Quindi è una figura molto tipica della sua epoca, per certi versi. Mi sembra di poter rilevare un atteggiamento ambivalente anche per ciò che riguarda la volontà di raccogliere o quantomeno gestire il futuro delle proprie carte. Tassoni pare infatti conteso tra due opposte tendenze, quella a trattenere e conservare, dando cioè alla propria esistenza, al proprio lascito materiale, un peso storico, e quella a far scomparire, cedendo a un senso della vanitas mundi, anche questo seicentesco e barocco, quali pochi altri mai. E un senso della vanitas mundi, peraltro, molto attivo in alcune sue opere. Non so sino a che punto si possa parlare per Tassoni di una volontà d'archivio vera e propria, o perlomeno di una volontà ferma e continua. Ci sono sicuramente dei momenti in cui questo accade, come vedremo. Penso però che non sia del tutto incongruo osservare che la stessa traiettoria disegnata dalla produzione tassoniana indichi un rapporto piuttosto tormentato con la volontà di preservazione. Innanzitutto storica. Si pensi al poema della secchia rapita,
e alla sua confusione programmatica di eventi e piani cronologici. Si pensi appunto al fatto che la battaglia di Zaccolino e quella della Fossalta, che fanno da sfondo storico, per così dire, al poema, si svolgono a più di 100 anni l'una dall'altra, appunto di distanza l'una dall'altra, quasi 100 anni in realtà. E a questo piano primo, confusamente storico, si sovrappone il livello appunto della contemporaneità, perché Tassoni in quello scenario storico ambienta eventi che però fanno riferimento alla contemporaneità. Quindi una confusione programmatica e spiazzante che ancora oggi ci fa sorprendere quando leggiamo il poema o cerchiamo di commentarlo, ahimè. E appunto, al polo opposto della produzione di Tassoni è l'opera alla quale egli maggiormente attese nell'ultima fase della propria esistenza, e cioè Il ristretto degli Annales ecclesiastici di Baronio. La cronologia e la corretta successione dei fatti sono in questo contesto ovviamente un prerequisito ovvio e fondante. Di questa particolare spinta alla precisazione cronologica abbiamo varie conferme, a partire almeno dal caso del poco esaminato manoscritto San Carlo IV, oggi in deposito presso la Biblioteca Estense Universitaria, e del quale non parleremo qui, magari appunto sarà oggetto di una descrizione più minuta o in fase di appunto redazione degli atti, oppure proprio in un intervento a parte, ma che comunque è una correzione proprio puntuale del Descriptoribus Ecclesiasticis di Roberto Bellarmino, che era appunto stato edito a Roma nel 1613. Quindi queste due opposte tendenze alla precisazione storica puntuale e minuta e alla confusione dei piani storici. Dico questo forse per dare delle premesse più suggestive che argomentative, ecco, ma che credo importanti per capire qual è il modo in cui Tassoni guarda le proprie carte e alla propria persistenza storica. E non solo alle proprie carte, anche ai propri libri, come vedremo. Sui manoscritti tassoniani e il loro destino post mortem auctoris, diciamo, possiamo avvalerci anche oggi di un prezioso lavoro svolto da Gabriele Bucchi per il terzo volume degli autografi dei letterati italiani, curati appunto da Matteo Motolese, Paolo Procaccioli e Emilio Russo. Solo a partire dal Settecento manoscritti e postillati tassoniani, prima dispersi per l'Italia, divennero oggetto di raccolta e collezionismo. Ma questa fase, diciamo, della storia dell'archivio di Tassoni o delle carte di Tassoni non ci riguarda in questo preciso istante ed è stata in parte ricostruita. Che Tassoni fosse particolarmente attento dall'idea di gestire in modo oculato il proprio lascito materiale dopo la morte è un fatto sufficientemente evidenziato da 9 testamenti che Tassoni ci lascia. Però prima di parlare di questi 9 testamenti volevo appunto dire anche un'altra cosa relativa al fatto che la produzione erudita di Tassoni anche rivela una qualche forma di volontà d'archivio, nel senso che le sue opere sono delle raccolte, delle collezioni di fatti, spesso di fatti curiosi, che Tassoni riesce appunto a raggranellare anche attraverso l'uso dei suoi postillati, che sono strumenti di lavoro per lui fondamentali. Vi faccio soltanto un esempio di un postillato tassoniano, che è quello del Decameron di Salviati. I postillati sono stati studiati di Tassoni moltissimo, a partire appunto dai contributi di Maria Cristina Cabani, Luca Ferraro, anch'io di recente. Ecco, anche rispetto a questi strumenti di lavoro bisognerà dire qualcosa. Che fine fanno? In che modo Tassoni guarda a questi materiali? E dico subito che mancano, almeno nella mia esperienza, metapostille, nel senso appunto in cui si è parlato appunto di metapostille in questi giorni. Sembra che ogni singolo postillato faccia storia a sé, addirittura Tassoni ripostilla gli stessi libri procurandoseli in luoghi diversi, perché magari ha lasciato prima a Modena oppure a Roma una copia di quel volume. E appunto si parlava dei testamenti. Allora, il primo dei testamenti di quali abbiamo contezza risale al 1596, quindi Tassoni ha 31 anni. E l'ultimo è del 35, a pochi giorni dalla morte. E lui ha un'ossessione, Tassoni, per il proprio lascito materiale.
Ad attrarre maggiormente la nostra curiosità e il nostro interesse in questo caso è senz'altro il terzo documento della serie, firmato il 2 marzo 1609, cioè subito dopo la fine del difficile processo legato a questioni di successione che aveva visto Alessandro porsi al cugino Nicolò. Il testamento del padre di Tassoni, Bernardino, lo vincolava infatti a lasciare, in caso di morte, in assenza di un legittimo erede, tutti i suoi averi al parente più prossimo. Tassoni aveva avuto nel 1594 un figlio fuori dal matrimonio e il bimbo era stato battezzato col nome di Marzio, evidentemente con la speranza che avrebbe un giorno potuto intraprendere la carriera militare, cosa che farà ma con grande difficoltà. La legittimazione di Marzio divenne il solo modo che Tassoni poteva avere per disporre liberamente del futuro dei propri beni. Il cugino Niccolò pensò per questa ragione di fargli causa e di impedirgli la legittimazione, appunto, di Marzio. Tornato a Modena nel 1608 per il processo, che lo vide vincitore, Tassoni diede alle stampe, raggiunta l'età ormai di più di 40 anni, le sue prime opere, la prima parte dei Quisiti, le considerazioni sopra rime del Petrarca. Il primo testamento, il terzo testamento di Tassoni, questo qui del 1609, rivela la sua inconfondibile inflessione cinico-scettica ed è un documento di qualche rilievo anche sotto il profilo storico-letterario. Leggiamo. Essendo io Alessandro, figliuolo del già Bernardino Tassoni, per far testamento e per dichiarare all'ultima mia volontà, trovandomi, dai Dio grazie, sano di corpo e anche, se io non mi inganno, di cervello, la prima cosa ringrazio Dio, creatore del tutto e fonte di tutte le cause, che m'abbia fatto nascere uomo e non bestia, maschio e non femmina, italiano e non barbaro, ben organizzato e non storpiato né pazzo, e finalmente di quell'età in cui sei veduto a che segno possono arrivare gli eccessi, non pur dei vizi, ma dell'arte ancora e delle virtù. L'anima mia rilasciola a chi me la diede, del corpo non ho pensiero al mondo. Se gli impedirà alcuno, se gli menerà puzzo, chi ne sarà impedito stomacato lo faccia gettare e sotterrarli in che luogo sacro, vicino o lontano, più gli piacerà, purché lo faccia senza pompa e senza spesa di sorte alcuna. E se si potrà, segretamente e di notte, bastandomi di un prete e di un facchino che mi si dia l'incollo. Più travaglio mi danno le mie facoltà, essendo eleno picciole e i miei pensieri grandi. E so che qui, superstiziosi, pette del secolo presente, con nasi torti e bocche piccine, faranno qui le meraviglie che io abbia avuto questo umano affetto e desiderio di vivere dopo la morte. Ma volino essi in alto e passeggino il cielo a lor senno, senza beffarsi di me. Perciò che io so, io che sono di terra, tratterò cose terrene. Ecco, questo è l'esordio veramente potente di un documento che non dovrebbe avere, diciamo, un carattere letterario, ma che lo ha. E Tassoni polarizza subito le parti in campo, aggressivamente chiamando in causa il partito dei superstiziosi. Prima di ragionare esattamente su chi siano questi superstiziosi, ammesso che si possa capire, quello dei nasi torti, dico, è ovviamente uno stereotipo fisionomico antisemita che poi ritorna proprio in contesti antisemiti dentro la produzione di Tassoni, bisogna osservare che questo genere di caricatura polemica dell'altro è tipicamente tassoniano. Si pensi alle parole riservate ai petrarchisti, cultori dell'antichità, nell'importante e contemporaneo scritto introduttivo alle considerazioni sopra la rima del Petrarca. Come se gli umani ingegni, in cambio di andare perfezionando e loro stessi e le cose trovate, ogni di più s'annebbiassero e fossero da seguitare la saciutezza di certi barbassori che, augiando gli usi moderni, vestono tuttavia con le berrette a taglieri e le falde del saio fino al ginocchio. Tassoni ha bisogno di questi, diciamo, altri polemici. E la conferma di una corrispondenza giunge anche dalla polemica sulle considerazioni, quindi dalla Tenda Rossa del 1613, se l'opuscolo difensivo contro appunto Giuseppe degli Aromatari. E appunto anche qui si parla delle sette dei rabbini superstiziosi, i quali stimano che non si possa liricamente poetare se non a foggia del bembo. E vediamo appunto questo ritorno, no, dell'idea della superstizione, il fatto che siano superstiziosi tutti quelli che non sono Tassoni, fondamentalmente. E i superstiziosi appunto sarebbero dunque coloro i quali seguono le norme religiose con eccessiva attenzione. Questo almeno sembrerebbe il discorso che Tassoni sta qui tratteggiando, ed è abbastanza, un discorso abbastanza pericoloso. Ecco. E anche l'invito a passeggiare il cielo alla fine di questa, appunto, del passo che abbiamo scritto, e l'apparente scetticismo rispetto al poter vivere dopo la morte, appunto, fanno pensare a un certo tipo di sostanziale noncuranza religiosa, ecco, almeno a me. E mi sembra appunto di poter riprendere una formula di Pintard, riferirmi a un certo punto a libertinage rudy, diciamo, tipico anche della figura di Tassoni rispetto a questi problemi. Credo che sia importante tutto questo per capire
che cosa Tassoni desiderasse fare delle proprie carte e in che modo. E, almeno in questa fase della sua vita, Tassoni dimostra ostinatamente di non curarsi del futuro del proprio corpo. E questo lo si vede anche nel successivo testamento, il quarto, in cui si continua a dire che appunto la candela al funerale servirà per fare lume ai vivi e non per me che avrò gli occhi chiusi in perpetuo sonno. C'è proprio questa insistenza. Ma torniamo al terzo testamento, che continua con dolci e paterne parole destinate al figlio Marzio. Appena legittimato come erede, qui è immediatamente escluso dal testamento. Io privo d'ogni mia eredità e d'ogni mia successione il medesimo Marzio, dichiarato e nominato di sopra per mio figliuolo come bastardo, indegno, degenerante di costumi enormi. Né m'arrossarò ad aver generato un figliuolo tale, poiché oggi dì, ancora senza mia colpa, mesco tuttavia dal corpo altri escrementi peggiori più fetenti di lui. 14 anni il bambino. E vabbè, allora, universale erede di tutte le mie facoltà e di tutti i miei beni mobili e stabili, presenti e futuri, azioni e ragioni di qualsivoglia sorte, lascio il bisognoso, serenissimo principe Don Alfonso, primogenito del serenissimo signor Don Cesare d'Este, presente duca di Modena, il quale signor principe supplico umilmente che, degnandosi di accettare questa mia povera eredità, mediante i suoi procuratori e ministri voglia adunare insieme tutte le mie facoltà, e dall'entrata loro erigere e fornarne un'accademia nella città di Modena con infrascritte condizioni e leggi. Tassoni vuole, in ultima analisi, forse più ancora che curare il futuro della propria anima e del proprio corpo, che coi propri soldi si faccia un'accademia a Modena. Tassoni alle prime opere a stampa non si vive ancora, e questa è una cosa molto importante, come un autore affermato, però è un accademico, appunto, un importante accademico umorista a Roma, e vuole fondare un'accademia che peraltro dalle leggi che seguono si rivela essere un'accademia di lettere e armi, come appunto altre accademie seicentesche, penso a quella reale di Torino ad esempio. E quindi ecco, a questo livello, nel 1609, Tassoni, che ha le prime armi come autore pubblicante, vuole un'accademia. E invece solo col Sesto Testamento, qualcosa cambia nel Quarto Testamento, steso in un momento imprecisato del 1612. Se i toni con i quali Tassoni si riferisce al figlio Marzio non cambiano grandemente, viene a cadere del tutto l'idea proposta in precedenza di fondare un'accademia. In questo caso l'erede universale è indicato in un cugino, un cavaliere di Malta, Fulvio Tassoni, e a Fulvio Tassoni è affidato l'incarico di stampare una versione latina dei pensieri, e desiderio che in questo momento sembra cruciale per Tassoni, e gli lascia anche tutte le carte. E appunto gli si dice, gli si chiede di stampare questa versione latina dell'opera. E invece appunto solo col Sesto Testamento, quello del 26 maggio 1620, che cominciamo a vedere un interesse di Tassoni per il destino dei propri libri, tra i quali si conservano appunto i numerosi postillati, e appunto questi sono affidati al più giovane Fulvio Testi, frequentato assiduamente a partire dal 1613, che si era rivelato appunto un alleato fondamentale come informatore in merito alle calunnie disseminate a Modena da Maiolino Bisaccioni e Alessandro Brusantini contro lo stesso Tassoni. C'è un processo famoso, Maiolino Bisaccioni viene esiliato, lo sapete. Anche qui è ancora forte la volontà di pubblicare una traduzione latina dei pensieri. Item, per ragione di legato, lascia all'illustrissimo signor Cavalier Fulvio Testi tutti i suoi libri e tutte le sue scritture in penna, con obbligo di tradurre o far tradurre il latino da persone idonee i 10 libri dei pensieri diversi, composti e pubblicati da esso signor testatore in volgare. Nel Settimo Ottavo Testamento, i volumi della biblioteca tassoniana sarebbero stati lasciati al cardinale Ludovisi, del quale Tassoni era nel frattempo entrato in servizio. Anche a Ludovisi Tassoni richiede di non ricevere un funerale, e anche questo è interessante. Comunque, all'eminentissimo signor cardinale Ludovisio, mio signore, lascio libera facoltà di far vedere nei miei libri, se ve ne saranno alcuni di suo gusto, e che possa ritenersi tutti quelli che piaceranno a lui. Lascio, e questo è un punto fondamentale, all'illustrissima comunità di Modena tutte le mie scritture in penna, in particolare 4 tomi in foglio piccolo composti da me, che contengono un ristretto d'anno per anno di tutta la storia ecclesiastica e secolare in lingua italiana, dal nascimento di Gesù Cristo fino all'anno 1400. E forse prima che io muoia vi sarà aggiunta qualche altra cosa di più. Alla comunità di Modena e al suo archivio è destinato per la prima volta, siamo nel 1632, quindi
con un Tassoni che ha già una fortissima consapevolezza della propria centralità nel dibattito letterario e accademico italiano, e ecco, a questa comunità di Modena, a questo archivio, vengono lasciate tutte le sue scritture in penna. Quindi qui c'è un momento di fortissima volontà d'archivio, direi. Si va avanti poi con altre indicazioni che non leggeremo. Si torna poi alla morte del Ludovisi, che premuore a Tassoni, a Fulvio Testi come erede universale di tutte le carte. E col Nono Testamento, quello poco prima della morte, tutti i riferimenti alla comunità di Modena e a questa voglia appunto che Tassoni aveva avuto entro un certo momento di lasciare carte e dei propri manoscritti delle proprie opere, sembra venire meno. Direi che possiamo parlare brevemente di un'altra questione parallela, che è quella dei manoscritti, dei libri romani di Tassoni. Tassoni si sposta da Modena a Roma negli anni 90 del Cinquecento e da lì non si muove più molto, potremmo dire, almeno non ci sono più traslochi grossi. I suoi libri romani restano a Roma. Fino agli anni 30, gli anni del ritorno, diciamo, a servizio del suo signore naturale, che è l'Este, quindi gli anni del rientro a Modena, tutta la raccolta di libri che Tassoni fa ha come sfogo Roma e la sua casa romana. Questa lettera è una lettera di un erudito portoghese, Vicente Noguera, che nel 1637, quindi due anni dopo la morte di Tassoni, spedisce appunto un'informazione, una notizia a Nicola Claude Fabri de Peiresc, dove informava l'erudito francese di avere una copia delle poesie catalane di Marc, di più di 90 anni, e l'aveva vista mentre curiosava fra i libri di Alessandro Tassoni, morto più di due anni prima. Poi oggi tra i libri di Alessandro Tassoni, un Asias Marc, soprascritto da Mansua, della seconda edizione, con un glossario di più di 90 anni, mando la vostra signoria illustrissima per mano del signor Cardinale, perché è meno inconveniente trovarsi in essa biblioteca duplicato che mancare affatto. Gli stesso farei degli altri limosini se qui non si trovassero. Ecco, poi questo postillato è riemerso alla biblioteca dell'Arsenale. Perché poi Peiresc muore, non arriva probabilmente a destinazione, ma arriva in Francia e vabbè. Questa è l'unica e ampiamente insufficiente attestazione relativa alla sorte toccata ai volumi della biblioteca romana di Tassoni, dopo la morte dell'autore. Purtroppo la lunga lettera di Noguera non lascia intendere dove questi volumi fossero conservati. Allora, una certa preoccupazione per la sorte dei suoi volumi Tassoni l'aveva in realtà espressa circa 4 anni prima, in una lettera inviata a Cassiano dal Pozzo. E siamo nel 33 e non starò a leggere la lettera, però Tassoni vuole dal Pozzo interceda perché questi libri siano venduti. C'è un problema perché molti di questi libri sono di autori proibiti o traduzioni. Quindi Tassoni si adopera perché il suo curatore, diciamo Pietro Bassani, possa ottenere dal padre mostro il Ricciardi, insomma il maestro del Sacro Palazzo, le autorizzazioni debite. Una delle ragioni per le quali probabilmente questa biblioteca non può essere facilmente spostata e fatta tornare a Modena è, immagino, che far passare i controlli doganali a questi testi non dovesse essere semplicissimo e oltre che molto costoso. Ecco. E quindi questi libri restano lì. Come è facile dedurre da quanto vi sto dicendo, è davvero poco chiaro quale sia stato il destino di questi libri lasciati a Roma. Non è detto che Bassani sia riuscito effettivamente, quindi questo curatore, a portare a casa questi libri, e non si sa quindi se il Vicente Noguera, prima nominato, l'erudito portoghese, li avesse visti dove erano stati per un po', cioè nel palazzo del Ludovisi o a casa di Bassani. Sta di fatto che di questi volumi si perdono rapidamente le tracce, e poi nel Settecento molti di questi libri che contengono i postillati, che poi cominciano a essere oggetto di ricerca, pensiamo ad esempio ad Apostolo Zeno, quanto al fratello Caterino, quanto Pier Caterino, quanto si sono prodigati per avere questi volumi, che poi a un certo punto prendono in parte anche la via dell'Inghilterra, da Venezia, quindi sono storie molto complesse che ovviamente qui evochiamo solo sommariamente.
E quindi sembra che Tassoni sia preoccupato, ma non altrettanto, dal destino dei propri postillati, tanto per capirci, rispetto ai manoscritti o rispetto alle, appunto ai manoscritti delle opere. Un altro punto fondamentale che avevo prima menzionato è quello legato al destino della secchia che Tassoni lascia alla comunità di Modena. La lascia nel 1625. Vediamo l'oggetto qui rappresentato, vediamo anche una pecetta sotto la quale è facile leggere una versione precedente del testo di questa ottava. E la cosa interessante è che Tassoni poi fa questo anche sistematicamente nell'autocommento alla secchia. Quindi tra le varie volontà d'archivio di Tassoni c'è anche la volontà di raccolta variantistica, anzi di autocommento variantistico, che è una cosa abbastanza strana per l'epoca. E questo manoscritto Tassoni dice di averlo voluto prima lasciare alla Vaticana e poi però convinto da amici e dalla stessa comunità di Modena a mandarlo a Modena per l'appunto. L'originale della secchia rapita, scritto di mia mano a capriccio mio, era già stato destinato alla libreria vaticana, ma avendomi il signor Caldano, cancelliere delle signorie vostre illustrissime, e qualche altro ancora significato che forse elle avrebbero sentito gusto di averlo in contesto loro archivio, l'ho trattenuto e consegnato al medesimo Caldano, che il presenti loro in mio nome. L'opera in se stessa è cosa leggera, parto di gioventù. Né io ho mai ambito al titolo di poeta, ma l'aver dopo tanti secoli inventata una nuova specie di poesia approvata dal mondo non sarà forse nei tempi a venire cosa da disprezzare, perciò che gli inventori delle cose sono sempre stati di gloria a se stessi e alle patrie loro. Comunque si sia, io dono alle signorie vostre illustrissime tutto quello che può pretendere il mio debole ingegno. Ecco, è qui che si vede molto bene la consapevolezza di Tassoni del fatto di aver inventato una cosa nuova che non solo portava a sé una qualche forma di celebrità, ma anche alla patria. E donarla a un archivio significava fare un'operazione di automonumentalizzazione, potremmo dire. Il fatto che Tassoni volesse destinare questo materiale alla Vaticana è altrettanto interessante, perché Tassoni, che era stato il massimo distruttore di Petrarca, con le considerazioni, si trova invece a desiderare di essere accolto nella stessa biblioteca che aveva i codici degli abbozzi e il famoso appunto 3195. E ricordiamo che Tassoni non credeva all'ultima volontà, che l'ultima volontà di Petrarca fosse rappresentata dal 3195, ma comunque cerca di infilarsi lì. E in un momento in cui peraltro lo stesso Maffeo Barberini, da poco eletto Papa, gli aveva fatto una censura positiva alla secchia rapita, togliendola da un iter censorio appunto potenzialmente pericoloso. Che Tassoni destini questo testo alla comunità di Modena e non alla libreria vaticana è interessante. Il codice degli abbozzi era stato, come ho cercato di mostrare altrove, compulsato in fase di revisione delle considerazioni direttamente da Tassoni, che era curioso di queste cose, che quindi in Vaticana entrava. E allora, passando alle conclusioni, perché va bene così, ho già detto quello che dovevo dire, più che di una totale assenza, a questo punto, si potrebbe dire che per Tassoni c'è un'intermittenza di questa volontà d'archivio, che per qualche ragione, vicini alla morte, non sembra appunto più tanto interessare Tassoni. Tra le carte, anzi, nell'inventario, diciamo, redatto il giorno dopo la morte di Tassoni, non c'è nessun riferimento a carte o manoscritti. Vi è in compenso un riferimento abbastanza interessante a un quadro che Tassoni aveva in casa, che ritraeva la fortuna che esalta un asino e che appunto viene lasciato al canonico Sassi, amico di Tassoni, e rientra in quella stessa modalità di autorappresentazione lamentosa di Tassoni come, diciamo, il principe di tutte le sfortune, ecco, che lui adorava. Però appunto quindi dico, in questo senso c'è un senso della vanitas che probabilmente potrebbe, della vanitas mundi, che potrebbe avere agito a controbilanciare questo momento anche di autoproiezione verso archivistica in Tassoni. Quindi per questo parlo di intermittenza della volontà autoriale, della volontà d'archivio di Tassoni.
E Muratori notava come nel donare alla, alla comunità il manoscritto Tassoni avesse anche una volontà d'autore, per l'appunto, perché quella era anche una redazione per certi versi, almeno nella sua mente in quel momento, forse ne varietà del testo, che aveva appena passato i controlli censori ed era appena stata esaltata da questa ricezione romana. E quindi volontà d'archivio e volontà d'autore si uniscono in modo forte in questa scelta. E la Vaticana e l'archivio della comunità di Modena si propongono come due, come dire, alternative, ma congrue per certi versi, cioè entrambe garantirebbero all'autore una permanenza documentaria e monumentalizzante nella coscienza dei posteri. È evidente, come ho cercato di farvi vedere, che c'è una differenza di trattamento, forse una banalità, ma è bene dirlo, dei manoscritti, e più in particolare dei manoscritti delle opere di Tassoni rispetto alla sua biblioteca e ai suoi postillati. Quindi strumenti di lavoro importanti, ma lasciati, come dire, a una posizione ancillare. C'è una tenue coscienza d'archivio interna dentro questi postillati, ad esempio il fatto che manchi una, appunto una serie di metapostille già è indice del fatto che Tassoni fosse estemporaneo nella, nella sua operazione di postilla in certi casi. E c'è una crescente, e qui forse possiamo tornare anche a un discorso aperto da Vetrugno ieri, c'è una crescente coscienza del proprio valore autoriale in Tassoni ed una conseguente evoluzione della sua volontà d'archivio. E anche questo credo che sia un punto su quale forse potrebbe convenire ritornare a ragionare. Intanto vi ringrazio molto per la vostra attenzione. Grazie, grazie molto ad Andrea Razzarini per la sua relazione, che così si è tra l'altro aperta su un'immagine, su un'autorappresentazione così diversa da quella che abbiamo visto ad esempio ieri, no? Abbiamo Tassoni col fico mentre avevamo Trissino col libro, quindi siamo proprio in un universo anche diverso, sì, che la dice lunga, che, insomma, questa intermittenza nella volontà d'archivio di cui parli è quasi più una volubilità in questa volontà d'archivio, cioè che cambia un po' a seconda della situazione, del contesto e del vento, e che forse anche tradisce l'assenza di un programma forte, di un'idea coerente da inseguire e da perseguire. Certo. Mi ha in effetti colpito la questione del rapporto con i postillati, quindi questa, insomma, anche se menzionati in alcuni dei testamenti, comunque non c'è mai stata un'attenzione anche a conservare la biblioteca personale dell'autore nella sua compattezza, nella sua unità, o quella, insomma, l'attenzione a allestire quasi il postillato per esibire le proprie postille, quindi vabbè, su questo poi potremo eventualmente riflettere ancora, però io inviterei invece la nostra terza, ma ora seconda relazione di questa seconda parte della mattinata, ovvero la nostra Valentina Gallo, a noi tutti molto cara e molto nota, e certo sicuramente nota qui a Padova, dove insegna, dove lavora, dove abbiamo anche la fortuna di condividere il nostro studio, e che ha dunque, condiviso in realtà gioie e dolori di questo convegno. E Valentina Gallo ha diversi interessi di ricerca, io vado rapidamente, mi limito a evocare l'ampio e rigoroso cantiere pirandelliano e soprattutto gli studi suoi dedicati al Settecento. Allora, io cedo immediatamente, ringraziandola, la parola a Valentina Gallo per il suo intervento dedicato agli armari di Metastasio. Grazie Valentina. Grazie Monica. Monica e Paola, i miei ringraziamenti e i miei complimenti per questo convegno che in due giorni ha entusiasmato e appassionato su questioni che d'altra parte mi sono anche molto care. Comincio subito. 1776, Metastasio riceve un prezioso omaggio da Luigi Parisi, librettista romano, che gli invia due autografi. Si tratta di una lettera di Gian Battista Guarini e di un sonetto di Marina. Metastasio vagheggia gli originali, se ne compiace, certamente apprezza e studia con attenzione la calligrafia, poi rispondendo al suo corrispondente con quello stile epistolare così squisito, al quale così prezioso, al quale ci ha abituato,
Io li ho lungamente vagheggiati, scrive, e per assicurarne la conservazione, che sarebbe dubbiosa appresso di me, dove non troverebbero compagnia, li ho destinati a quella dei manoscritti che si custodiscono in questa Imperial Biblioteca, che sarà situazione e più comoda al pubblico e più degna di loro. Nel dono all'Istituto Pubblico di Conservazione si legge non solo la piena adesione a quel moto riformista che puntava e che si proponeva l'educazione del popolo e la pubblica felicità, e dunque l'orizzonte ideologico del suddito di Maria Teresa d'Austria, ma anche il posizionamento di Metastasio al di qua di quel culto feticistico dell'autografo che si sarebbe imposto nel corso verso la fine del Settecento e che poi sarebbe trionfato nell'Ottocento, quando cioè la scrittura a mano viene percepita come sigillo dell'autenticità di contro alle contraffazioni delle copie e quando diventa un lacerto di un passato rispetto al quale la frattura storica è stata tanto più violenta quanto più appunto in attesa. Nei due giorni di relazione che abbiamo ascoltato abbiamo scoperto gradi diversi, un diverso atteggiamento degli scrittori di fronte alle proprie carte, un diverso grado di consapevolezza su un immaginario piano cartesiano, ecco, perdonerete questo omaggio all'allievo del gran filosofo renatista, questo piano cartesiano che rendesse conto dell'interesse verso e della volontà di conservazione del proprio deposito documentario, Metastasio credo che occuperebbe il quadrante in basso a destra, in quello che potremmo definire ironicamente, ecco, il settore degli scrittori virgiliani. E non perché Metastasio abbia mai manifestato, tantomeno in limine mortis, l'intenzione di dare alle fiamme le proprie opere, quanto perché i comportamenti degli ultimi anni di vita del poeta, afflitti dall'ansia della prossima fine biologica e letteraria, sono tutti assorbiti dallo sforzo di mettere un punto fermo all'incompiuto e lasciare in ordine la scrivania. D'altra parte, Metastasio aveva appreso assai precocemente il valore di un archivio letterario sin dal 1718, quando cioè aveva ereditato da Gravina non solo un ingente patrimonio, ma anche un'eredità ideologica problematica. E dico problematica pensando alla conflittualità che caratterizzò i rapporti di Gravina con l'entourage romano. Ma lasciamo la parola al maturo Metastasio, che nel 1743 risponde di questo comportamento della sua funzione di custode dell'archivio graviniano a Leopoldo, il fratello, che da Roma aveva evidentemente chiesto ragione dell'occultamento degli scritti graviniani. E Metastasio risponde in una lettera che è chiaramente una lettera ostensibile, quindi scritta non semplicemente per Leopoldo, ma anche per qualche altro destinatario. Sull'impressione delle opere postume del nostro venerato maestro dovete preventivamente essere persuaso della mia dovuta gratitudine alla memoria di così grand'uomo, che ha avuto per me sentimenti di padre, e dovete credere che non essendomi io mai risoluto a pubblicare gli scritti che egli ha lasciato, quando avrei potuto farlo senza rischio e con evidente lucro, abbia avuto ragionevoli motivi da astenermi. Non può aggiungere chiarezza alla gloria stabilita dell'abate Gravina l'aggiunto di nuove opere. Potrebbe bene scemarla l'ineguaglianza di quelle che si pubblicassero. Io non mi erigo in giudice del merito delle inedite, ma considero che la maggior parte di esse erano scritte molti anni prima della sua morte, che egli sudava, se non è questa parola, per la gloria, e che non volle mai pubblicarle. Appena ventenne, ecco, Metastasio aveva esperito dunque non solo la sproporzione tra i limiti biografici e quelli intellettuali e quella della sua fama postuma, ma anche il controverso valore dell'inedito in una cornice estetica in cui la perfezione è meta da raggiungere con sudore, una fatica del tutto estranea a quella prodigioso poeta improvvisatore che era stato il giovane Metastasio, una fatica che aveva appreso proprio alla scuola di Gravina. Dunque, in un quadro estetico in cui la perfezione è un
una meta da raggiungere con un faticoso lavorlime, quegli inediti non potevano che offuscare la fama del maestro. In quanto erede, Metastasio dunque sente la necessità di amministrare la memoria di Gravina presso i posteri, facendosi arbitro di quell'ascito, scegliendo a buon diritto quanto dare alle stampe e quanto invece censurare. L'esperienza maturata da Metastasio come erede di Gravina credo che induca il più maturo librettista a un ferreo controllo sulle proprie carte, spronandolo in tarda età a un ostinato lavoro di rassettatura in previsione di un'edizione ultima e definitiva, un'attività che si protrae fino agli estremi mesi dell'esistenza, come hanno dimostrato gli studi di William Spaggiari sull'edizione della Vedova Hérissin, uscita a Parigi a cavallo della morte di Metastasio, e come d'altra parte i più recenti lavori del gruppo che cura l'edizione dell'epistolario metastasiano hanno dimostrato. Gli ultimi anni dell'esistenza di Metastasio sono dunque dedicati alla correzione delle opere ancora rimaste inedite, in particolare i trattati teatrologici, alla rassettatura dell'epistolario. Una nota autografa alla Poetica di Orazio, tradotta e commentata da Metastasio e oggi conservata nella Biblioteca Nazionale di Budapest, è il manoscritto quarto italiano 20, accerta che su quest'opera Metastasio lavorò fino a luglio del 1781, cioè ben dopo. Questo lavorio si protrasse ben oltre la morte dell'ultima grande portrettrice di Metastasio, cioè Maria Teresa. Anzi, tanto da far sorgere il sospetto che proprio la scomparsa dell'imperatrice avesse reso il poeta ancora più consapevole dello scorrere inesorabile del tempo e dell'approssimarsi della parola fine. Metastasio si sarebbe spento appena un anno, neanche un anno più tardi. A valle di questa fin troppo lunga premessa, possiamo avvicinarci alle carte di Metastasio da un angolo molto scorciato, da un punto focale preciso, che è quello del suo testamento. Abbiamo già visto quanto importanti siano questi documenti per la ricostruzione di un'eventuale volontà d'archivio. Questa è la copia del testamento, l'unica conservata, ancora una volta da Budapest, da cui estrapolo queste poche righe. Lascio parimenti e leggo alla suddetta signora Marianna Mardinez il cimbalo e i sordini che si trovano nella mia casa, coi tavolini o piedi che ad essi speccano, e tutte le mie carte o libri di musica con gli armari che le contengono. Nel resto lascio tutto, dichiaro mio erede universale, il signor Giuseppe Martinez, uno dei custodi della Cesarea Reale Biblioteca. Le poche righe che ho appena letto sono l'unica notizia diretta sull'ordinamento dell'archivio di Metastasio all'atto praticamente della sua morte. Un bicefalo archivio, libri di musica e libri e carte invece di argomento latamente letterario. E che dice questa articolazione, appunto, che dice molto del lavoro del librettista. I libri musicali a stampa e manoscritti, nonché le partiture dello stesso Metastasio che Marianna Martinez, l'erede, stamperà l'anno stesso della morte di Metastasio sotto il titolo di Canoni, vengono ereditati appunto da Marianna per evidenti affinità elettive. Marianna è una compositrice, cantante, musicista. Su di lei rimando senza esitazione agli scritti di Irving Gott, che ha ricostruito la storia di questa famiglia che ospitò Metastasio durante tutta la sua la stagione viennese della sua esistenza. Tutto il resto, unitamente alle librerie Aurelio e Giorgio Bertola, che visitò la casa di Metastasio subito dopo la morte di quest'ultimo, testimonia di una straordinaria libreria, tutta ancora da ricostruire e interamente postillata. Questo è sicuramente un dato rilevante. Secondo uno dei primi biografi di Metastasio, Retzer, Giuseppe Martinez avrebbe avuto intenzione di donare con questo lascito alla Biblioteca Imperiale di Vienna. Su questa solerzia, come vedremo, abbiamo qualche ragione di dubitare.
Allora, nei pochi minuti che ho a mia disposizione, cercherò di ricostruire innanzitutto la storia dell'archivio, la sua consistenza all'atto della morte. La morte interrompe un processo di correzione e di ordinamento con quel tanto di imprevedibile, ecco, di inaspettato, sconciamente inaspettato nella vita di un letterato, e lascia disordinato quello che Metastasio stava facendo in quel momento. Infine cercherò di ricostruire, con le poche indicazioni che abbiamo, il rapporto che Metastasio intrattenne con il suo archivio. E allora cominciamo subito con la storia, con una premessa. Ovviamente mi occuperò essenzialmente dell'archivio letterario, non ho le competenze necessarie per ricostruire invece la storia dei libri musicali di Metastasio. Per quanto riguarda appunto l'archivio letterario, quello contenuto negli altri armari, questi furono ereditati da Martinez, che lasciò, diciamo che curò edizione gli ultimi due volumi, quelli apparsi postumi con una falsa data del 1782 presso la vedova di Rissan delle opere di Metastasio. Conclusa questo iter editoriale, donò la documentazione che aveva ancora in sua documentazione di ordine contabile e i materiali destinati che avevano che erano serviti all'edizione Henri Sand, li donò o alla Biblioteca Imperiale di Vienna o direttamente all'Arciduca Giuseppe d'Asburgo Lorena Conte Palotino, Arciduca d'Ungheria, che nel 1823 a sua volta li cedette alla Biblioteca di Budapest. Un'altra parte dell'ascito metastasiano che ereditò Martinez alla sua morte nel 1788 confluì nel patrimonio della sorella che si era trasferita, Marianna, che si era trasferita presso di lui. Marianna nel 1795 cede questo materiale a un dottore. La fonte di questa notizia è una lettera inglese scritta da Marianna a Charles Barney, che è un melomane, storico della musica, biografo di Metastasio, che trascrive e pubblica questa lettera di Marianna Martinez, datata 1792, nella prima biografia, in una delle prime biografie di Metastasio apparsa nel 1795. Quindi Marianna cede, e non sappiamo se a fronte di un compenso, come sembra probabile, oppure per un atto di generosità, a Luigi Carena questi inediti, che poi verranno utilizzati dal conte d'Ayala per l'edizione dei due volumi postumi usciti a Vienna nel 1795 presso l'editore Alberti. Questo materiale è depositato presso la Biblioteca Imperiale di Vienna. Quindi attualmente i due depositi documentari più metastasiani, più rilevanti, sono quello budapestino, descritto da Luigi Zampa nel 1910, e quello di Vienna, sommariamente descritto da Costa nel Soldo del Poeta, in una pubblicazione, una snella pubblicazione apparsa negli anni 20 del secolo scorso. Bene, questa a grandi linee la linea che possiamo, la fisionomia di questo archivio alla morte di Metastasio. Proviamo però a ricostruire anche la consistenza originaria, consapevoli del fatto che non potrà che essere una ricostruzione per difetto, ovviamente. Cominciamo col dire che la sicurezza con cui Metastasio indica l'ordinamento dei suoi libri musicali, la riconoscibilità di questo fondo, i due armari da destinare a Marianna Martinez e l'habitus che conosciamo essere stato in Metastasio estremamente ordinato e meticoloso. Su questo i suoi biografi sono del tutto concordi nel descrivere la quotidianità di Metastasio scandita da un metronomo capace di assegnare le ore da destinare alla poesia, alla corrispondenza, alla socialità, persino agli esercizi religiosi. Scrive ancora Van Rotzer che, dopo aver lavorato, fatto il suo lavoro, non lasciava nessuna carta sul tavolino. Ecco, alla luce di questo habitus possiamo immaginare l'archivio di Metastasio come un organismo estremamente ordinato, di cui proviamo a questo punto a ricostruire la fisionomia.
Per prima cosa, strutture contabili e amministrative sono pezzi d'archivio che abbiamo già incontrato, sono già stati evocati in queste due giornate. Nel caso di Metastasio siamo particolarmente fortunati perché il libro di casa, vergato a due mani da Metastasio e da Giuseppe Martinez, è stato conservato. Ho riprodotto qui una carta a caso dal 1774 in cui si possono osservare le due grafie che si alternano. Dare e avere, si protrae questo libro fino oltre la morte di Metastasio, segno che Martinez continuò a utilizzarlo per la sua amministrazione. Ancora, gli archivi aggregati, le carte gravignane che poi torneranno a Napoli all'inizio, intorno agli anni 20, sono gli ex codici viennesi, quelli, l'archivio di Leopoldo Trapassi che viene incamerato da Metastasio alla morte del fratello, probabilmente anche quello di Marianna Bulgarelli, la cantante amata in gioventù, sua grande protettrice e sostenitrice, che destinò, che indicò come suo erede universale Metastasio e non il marito. Qualcuno forse i metastasisti ricorderanno sicuramente questo episodio, che fu vissuto con non poco imbarazzo da parte di Metastasio. E allora, gli archivi aggregati, la corrispondenza, i copialettera A e B, copialettera viennesi, sui quali Metastasio prima, Martinez poi e il signore Ercolini, uno dei più fedeli copisti di Metastasio, sul quale in realtà sappiamo ben poco, ma ci sono degli aneddoti sui quali che sarebbe bello ricordare, ma non è tempo di farlo. Questi sui quali Metastasio e la sua equip di lavoro trascrive la corrispondenza attiva, non quella passiva. Sappiamo infatti che Metastasio bruciava, distruggeva gli originali delle lettere che riceveva, forse per un atto precauzionale, forse come discrezione, un atto di discrezione nei confronti dei suoi corrispondenti. Tra le poche lettere autografe rinvenute ci sono quelle indirizzate, probabilmente delle minute, a Marianna Bulgarelli. È una toccante debolezza in questa pervasiva operazione di distruzione, forse un atto d'amore verso la donna che aveva amato in gioventù, o forse un atto di fedeltà al se stesso che era stato. Oltre la corrispondenza, il fondo letterario, quello che certamente più ci interessa. Questo fondo letterario doveva comprendere del materiale non destinato alla pubblicazione, un'orazione dei testamentis databile agli anni napoletani, quindi un episodio, una stagione dell'esistenza di Metastasio chiaramente conclusa, delle istruzioni glottolinguistiche scritte per l'arciduca per l'apprendimento dell'italiano. Sono delle istruzioni appunto per l'apprendimento della lingua italiana, probabilmente scritte per Giuseppe Martinez, che era stato insegnante di italiano dei figli di Maria Teresa, e tra i quali c'era appunto l'arciduca Giuseppe Conte Palatino e arciduca d'Ungheria, colui che poi donerà questa parte dell'archivio che ricevette probabilmente da Martinez alla Biblioteca di Budapest. Da certi di traduzioni francesi delle opere di Metastasio, alcune scene da Demofonte, dalla Chine in Sciro, e anche pochi componimenti poetici tradotti in francese dallo stesso Metastasio. Testi teatrali non rappresentati, componimenti drammatici per intenderci. Perché? Perché il ruolo di poeta di corte imponeva a Metastasio di non pubblicare le opere che non fossero state prima rappresentate a corte. Quindi Metastasio si trova oramai in tarda età una serie di scritti che gli vengono chiesti dagli stampatori, ma che lui non può inviare, quindi non può, ai quali non può garantire la pubblicità della stampa. E poi le opere in via di pubblicazione, un lavoro di riordino. Ecco, stamattina Paola ci ricordava queste campagne di ordinamento. Per Metastasio è indubbio che questa, e forse più di una campagna di ordinamento, ci sia stata all'inizio degli anni 70 e poi negli anni 80, tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, quando riordina il suo archivio per consegnare appunto ciò che ancora era in possesso presso di sé
a Giuseppe Pezzana, che cura l'edizione presso la Vedova Erisin. Di questa sezione dell'archivio metastasiano è testimonianza il quarto latino sesto della Biblioteca Nazionale di Budapest, la cui carta 79 presenta un elenco, è un elenco molto simile a quello che ci ha mostrato ieri Anita Di Stefano a proposito delle opere di San Nazaro, un elenco corredato del numero dei versi. Perché il numero dei versi? Perché questo consente un computo spannometrico delle pagine che comporranno il volume a stampa. Tot numero di versi, tot numero di pagine, è chiaro. Sul retro di questa carta, Metastasio annota di sua mano nota dei componimenti trascritti in questo fascetto. Evidentemente, dunque, Metastasio aveva la prima parte di questo codice del quarto italiano sesto, è di fatto una serie, un codice posticcio, quindi costruito a posteriori, dopo la morte di Metastasio, attraverso la rilegatura di materiali, di carte, formati molto diversi tra di loro, sono copie in bella e precedenti redazioni delle opere poi confluite nell'undicesimo volume di Aysan, di cui questo è sostanzialmente l'indice. Quindi Metastasio, vedete il foglio piegato in due, aveva approntato una serie di copie da inviare all'editore Pezzana, corredate, diciamo, rinchiuse in un foglio, quello che probabilmente possiamo vedere, perché fossero incluse in questo volume undicesimo. Torniamo al nostro elenco, ecco, e veniamo all'ultimo, al nostro elenco, quindi opera in via di pubblicazione e una serie di cospicui, di quelli che potremmo definire utensili di lavoro di Metastasio o, con termine tecnico, avantesti. E con quest'ultima, avvicinandomi a quest'ultima serie di documenti, provo a ricostruire qual è il rapporto di Metastasio con le proprie carte, cioè con il proprio archivio. E lo faccio. Cosa contenevano, cosa erano questi avantesti? Sono, se mi passate l'espressione, direi che si capisce molto della drammaturgia metastasiana, la sua razionale costruzione, la modularità, se si studia il suo metodo compositivo a partire dall'invenzio, resa possibile da un sistematico setacciamento della letteratura classica e moderna. Se mi passate l'espressione, potremmo definire Metastasio un serial reader. Legge per professione, annota, spesso in modo brachilogico, altre volte più distesamente, affidando il tutto a schede di lettura, alcune delle quali sono giunte fino a noi. Le più complete sono quelle che troviamo nell'edizione Alberti 1795, che pubblica dal deposito, il cui originale è depositato a Vienna, sono le memorie e osservazioni sul teatro greco. Osservazioni che erano redatte in piccio di foglie e che sono l'avantesto dell'estratto dell'arte della poetica di Aristotele. Questo rapporto di precedenza genetica delle osservazioni sopra le antiche tragedie e commedie greche è testimoniato da una lettera importantissima di Metastasio del 1772 a Tommaso Filipponi, che stava curando l'edizione torinese delle opere di Metastasio. A proposito dell'estratto dell'arte poetica, dice che ha disteso le sue riflessioni maturate in 50 anni di esperienza, lavoro che ha servito ad occuparmi lungamente senza far versi ed a mettere in uso una quantità di memorie e di osservazioni in piccoli fogli da me in tanti anni notate, che imbarazzavano il mio scrigno senza rendermi il minimo utile servigio. Vorrei soffermarmi su queste scelte lessicali di Metastasio, a cominciare da osservando come per Metastasio l'archivio è un forziere, è appunto un'arca, un tesoro, che custodisce oggetti preziosi, ma non in sé, ma solo nel loro potenziale creativo. Tant'è che l'autore non esita a definire inutile ingombro
tutto questo, fin tanto che non vengono funzionalizzati, trasformati in un'opera che può andare a stampa. Anche per Metastasio, credo che siamo che Metastasio si muove in un orizzonte socioculturale oramai pienamente tipografico, no? Il sistematico riuso si configura oltretutto come un processo a catena. La trasformazione di queste osservazioni sulle tragedie e sulle commedie greche in un trattato comporta anche la risemantizzazione di una giovanile traduzione dell'arte poetica che Metastasio riprende in mano in questi anni, subito dopo il lavoro svolto sulla poetica di Aristotele, rivede la traduzione e la correda di un apparato esegetico. Dalla stessa lettera a Tommaso Filipponi, quest'opera farà ottima compagnia alla versione della poetica d'Orazio, da me scritta, e l'una e l'altra, contenti d'aver servito intanto a giustificare me con me stesso, non saranno certamente impazienti di andare a stampa. Nella nuova destinazione, quella che era nata come un'esercitazione traduttoria, si compone in un macro testo che potremmo davvero definire il testamento teatrologico di Metastasio. Per convenire a questa nuova progettualità, Metastasio appunto ritorna sul testo, lo infittisce di una serie di note di commento. Questo sfruttamento sistematico del proprio archivio a tratti commoventi nella strenua fedeltà a un valore tipicamente settecentesco l'utile. Ritorniamo alle parole di Metastasio, l'uno e l'altra contenti di aver servito, che è poi per il poeta Cesareo un'ossessione esistenziale, la ragione d'essere di una vita privilegiata che necessita di una giustificazione prima di tutto con se stessi e poi con il pubblico. Conclusa la propria funzione di poeta di corte negli ultimi anni di vita, Metastasio è strenuamente impegnato a far fruttare la propria esperienza teatrale e le proprie letture condensate nei piccoli fogli volanti. Una seconda sottoserie di aviantesti, allora abbiamo detto memorie e osservazioni sul teatro greco, la traduzione e il commento all'Ars poetica di Orazio, uno straordinario strumento di lavoro, il soggettario, quello che sono stati pubblicati da Brunelli nel terzo volume come annotazioni di soggetti e luoghi. Un elenco di trame e personaggi, a volte semplicemente annotati, in altri casi con indicazione della fonte, l'amatissimo Corneille, Valerio Massimo, Lagrange, le favole di Iginio, Morei, un composito amatoriale che deriva appunto dalla lettura, da quelle letture sistematiche e quella pratica di annotazione che ha caratterizzato e accompagnato tutta l'esistenza del librettista Metastasio. Se le note di lettura del teatro classico e dei classici della Teoresi confluiscono nei due trattati della maturità, questa sezione dell'archivio metastasiano è invece l'elenco degli ingredienti della produzione melodrammatica, tant'è che alcuni di questi soggetti, quelli già sfruttati, sono annullati per biffatura, come per esempio Ezio, Ciro, il sogno di Scipione, Adriano, cioè in corrispondenza di quei soggetti che sono stati effettivamente tradotti in testi, in libretti. Tra questi elenchi c'è anche la sofonisba, seguita dalla fonte, non quella italiana, non la tragedia di Trissino, neanche a me Livio, bensì l'amatissima appunto Corneille. Ha un progetto sulla sofonisba, d'altra parte credo che... con il giusto orientamento. Ha un progetto su Metastasio, sulla sofonisba. Metastasio lavora, in effetti, come mi sembra di aver dimostrato altrove, come testimonia questo estratto dalla storia di sofonisba, dagli Aburbe Condita di Livio, sulla cui camicia, questa è mano autografa di Metastasio, leggiamo l'annotazione l'anno 1740, quando. Ecco un altro segno di questo riordinamento dell'archivio, probabilmente da questa metapostilla potrebbe risalire agli anni 80, quando sta vagliando, alla fine degli anni 70, inizio anni 80, quando sta vagliando il materiale da inviare a Pezzana e quello invece da conservare presso di sé, e questo non va a stampa, rimane appunto presso i suoi, nel suo scrigno. Tra gli altri avantesti, una raccolta di massime, rimando a un bel saggio di Paolo Cherchi proprio su questa polimatia nei melodrammi metastasiani,
uno per i motivi ai quali i suoi lettori settecenteschi furono estremamente attenti, e concludo con inserendo in questa serie di avantesti, non senza una consapevole, probabilmente azzardo, una qualche forzatura, una antologia d'autore. Che cos'è questo libretto che ancora Aurelio De Giorgi e Bertola poté vedere in casa di Metastasio e augurare una stampa? È anche qui un codice posticcio, un'unità bibliologica, quindi costruita in biblioteca dopo la morte dell'autore, che riunisce 127 sonetti colletti dall'abate Metastasio, per lo più componimenti risalenti alla prima stagione arcadica, un atto di fedeltà alle proprie origini forse, che lungi dall'essere però un libro di rime, credo che fosse una sorta di generico, esattamente come il soggettario è uno strumento per costruire le trame dei melodrammi, così questa antologia d'autore doveva servire a Metastasio a regolamentare l'ispirazione per la redazione, la scrittura dei pezzi chiusi dei suoi melodrammi, cioè le arie, riattivare la creatività. E dico tutto questo, e con questo concludo, dico tutto questo pensando, rileggendo un sonetto senile intitolato non a caso La vecchiaia, che fa il pandan con Sogni e favole, Io fingo, con il sonetto che celebra invece questa felice vena poetica di un poeta nel pieno della sua stagione creativa. Ecco, questo è il gemello, è la voce invece della senescenza, la voce che restituisce di sterilirsi di quella vena e l'inutilità di un archivio assemblato fatto di annotazioni, di note di lettura, di antologie appunto di rime. Leggo brevemente: chiamo ogni giorno ai consueti uffici le castali di idee, ma più non hanno cura di me le sacre mie nutrici. In van tempro la cetra, in van m'affanno che ritrosi adattarsi i detti miei alle armoniche leggi, or più non sanno. Qual ne sia la cagione, io non saprei. So che poco or mi val quanto adunai dai toschi, dai latini e dagli achei l'archivio. Forse il vizio del clima ai pigri rai del vicino Orion, forse l'ingegno cangiò natura e intorpidisce ormai. Grazie. Grazie davvero a Valentina Gallo per questo suo intervento difficile, che ha richiesto insomma esplorazioni comunque importanti, e quindi a maggior ragione noi gliene siamo grati. Mi ha molto colpito del tuo intervento un aspetto che hai chiamato in causa sin dall'inizio, già mostrando il rapporto di Metastasio con poi il materiale di Gravina, del maestro, che tradisce un po' questa, diciamo così, questa vergogna degli scartafacci di cui si è parlato, e che demanda un po' anche la circolazione e la diffusione dell'immagine dell'autore a quella che è l'opera con la O maiuscola in senso pulito. E ho l'impressione che forse Metastasio non abbia colto, non abbia saputo anticipare un mutamento anche di paradigma che invece era in essere nel Settecento, poi con delle accelerazioni verso la fine del secolo e nel corso dell'Ottocento. Perché mentre resta la questione dell'ortografia come garanzia di autenticità, che era già trasversale forse ai vari secoli, c'era stato un intervento al convegno per i 50 anni dell'ITEM a Parigi, in cui una storica dell'arte, Charlotte Guichard, ci ha spiegato come c'è un grande mutamento proprio di paradigma nella concezione del rapporto, no, tra l'opera e nella rivalutazione anche dell'inestetismo, se vuoi, dell'incompiuto. Tant'è che nel mercato delle opere d'arte comincia ad avere più pregio e più valore anche economico, che è un'ottima cartina di tornasole, ciò che reca la traccia della mano dell'autore. Quindi, con tutti i suoi inestetismi, anche l'incompiuto, ciò che non è perfetto, ciò che non è bello, guadagna un peso. E questo forse è qualcosa che mostra quello che già nel Settecento sta succedendo, in cui Metastasio invece... Ed è al di qua, Metastasio ancora resta... qua, ma è al di qua di quella linea dopo la quale si pone certamente Alfieri, e anche Cesarotti, che fa la stessa cosa con le sue carte, raccoglie disordinatamente, le perde, le smarrisce, non ha nessuna consapevolezza del loro valore appunto in quanto autentiche e autore. Io
intervenire su questa cosa. Io ho l'impressione, tu hai evocato il caso di Cesarotti, il caso di Goldoni, l'impressione che per questi autori in qualche maniera la monumentalizzazione, ma anche l'affermazione della propria autorialità, passa attraverso l'edizione a stampa delle opere. Assolutamente. Cioè, sì, sì, ma infatti, cioè, per loro è così. Ecco, c'è un argomento del quale non ho parlato, c'è una grande assente in questo archivio, i libretti. Non c'è, a netto di future ritrovamenti, non c'è una copia autografa delle, dei libretti metastasiani. Su questo probabilmente ci sono delle, possiamo formulare delle ipotesi, ecco, però... È probabile che l'aspetto performativo facesse... Metastasio è un momento in cui ritieni il ciclo vitale della propria opera concluso, tant'è che tra gli aviantesti che si trovano, anzi tra questi manoscritti viennesi, c'è anche l'elenco delle correzioni che Metastasio trasmette alla vedova Rissan, ma sono un elenco delle trasmissioni, delle correzioni redatto sulla base dell'edizione torinese. Cioè Metastasio, se utilizza come testo base dell'edizione successiva, un'edizione non i suoi originali. Non so se lui è d'accordo, ma io ho l'impressione che, bisogna pensare al caso di Cesarotti, perché insomma, da questo punto di vista, magari a parte, ma il caso di Goldoni e di Metastasio, forse è legato al fatto che i libretti, cioè il manoscritto, era lo strumento con cui loro venivano tendenzialmente privati della loro autorialità, cioè il... La componente performativa, la componente soprattutto per il teatro in musica, recita in modo... Cioè le compagnie si appropriavano... Però è vero, e l'abbiamo visto a partire dal discorso di Ariosto, adesso, scusate, mi piace che Ita non ci sia, sì, sì. Cioè, anche perché... Al di là della questione Segre, su cui naturalmente, insomma, capisco, si possa giustamente avere qualche perplessità circa la liquidazione, però è sicuramente vero che un circuito pubblico come quello dell'Orlando Furioso è sicuramente diverso da quello delle strategie delle satire. Per cui pensare che la stessa opzione armonica o linguistica potesse valere per entrambi, avendo, diciamo, dei circuiti diversi, è oggettivamente una superfettazione su cui bisognerebbe riflettere. Però è vero che nel momento in cui Ariosto ragiona, e ragiona a una distanza breve, editando tre volte il poema, sul valore che la stampa sta avendo, e sappiamo quanto si impegnasse nella diffusione, tra l'altro non solo per, con l'idea della modifica della lingua, poteva essere letta al di là del circuito estense, che era quello dell'innamorato di Boiardo, invece una lingua nazionale poteva consentire una lettura al di fuori delle corti, certo, ferraresi. Ed è chiaro che la percezione della stampa diventa evidentemente, io credo che appunto stiamo in questo, io sono favorevole alle costanti però sempre storicizzate, in questa prospettiva, come dire, stiamo vedendo che chiaramente gli autori della piena modernità, e lo dico in anticipo ovviamente su quello che poi dirò dopo, ma è lo giusto perché, come dire, hanno, come diceva Christian, nell'idea della Neva Rietur, o comunque dell'ultima edizione, che in quel momento considerano appunto tale, l'idea di fissare il loro canone, e a quello chiaramente tengo, in maniera direi assoluta, al di là delle problematiche del filologo, che poi chiaramente si vuole preoccupare invece di qual è stato l'apparato genetico. Soprattutto nel caso di Metastasio si garantiva che i suoi libretti non sarebbero stati modificati. Poi è, come dire, il sovrappiù per, certo, il problema performativo. Esattamente, così come per Goldoni. Finisce per, come dire, appiattire a due dimensioni, certo, un testo che è pensato per quattro dimensioni. Per un librettista e il teatro di musica c'è anche l'altra. C'è la quinta dimensione, no? Come no? Sì. Che è quella rispetto a cui lui si vuole in fondo proteggere, cioè che non ci siano delle manipolazioni del suo testo per adattarlo alla quinta dimensione, che è quella appunto... E invece il teatro di musica, proprio per suo statuto, funziona con l'idea che, insomma, non dico che ogni rappresentazione fa storia a sé, però anzi ogni serata di rappresentazione. Ogni compagnia. I disibi pianisti si stanno scatenando, c'era Laurence anche che voleva dire... Vedere dall'indice con il numero dei versi.
perché sto studiando i manoscritti della Comédie Française e molto spesso ci sono i numeri diversi, perché chiaramente quando viene rappresentata, appunto, è anche un'indicazione sul tempo, sulla durata della rappresentazione. Mi chiedevo se, cioè, se era in rapporto alla stampa o... Credo che sia in rapporto alla stampa, perché sono componimenti anche poetici, quindi non semplicemente componimenti destinati alla rappresentazione teatrale, ma sono anche rime, canzonette, e quindi un semplice proprio concurso dei versi. Tocca versi, sa che la pagina è fatta di 30 versi e sa che ci saranno... Comunque, in questa peraltro sessione in cui chi modera effettivamente non è chi avrebbe dovuto moderare, ora chi parla e farà la relazione non è colui che l'ha scritta, perché come dicevo Sara... Allora, sono dato una relazione da leggere perché non poteva purtroppo essere con noi. E quindi è, diciamo così, una relazione un po' apografa, quindi parole e musica sono ovviamente di Sara Bonecchi del Museo Galileo, che ci augura buon lavoro e buona continuazione. Scanso di equivoci io condivido nel profilo. Per la sua relazione, Galileo e i Galileiani, un archivio polifonico. Ora. L'aver io scoperte molte fallacie nelle dottrine già per molti secoli frequentate nelle scuole ha suscitato negli animi di quelli che soli vogliono essere stimati sapienti tale sdegno che, essendo sagacissimi e potenti, hanno saputo e potuto trovar modo di supprimere il trovato e pubblicato e impedire quello che mi restava da mandare alla luce, avendo trovato modo di cavar dal Tribunale Supremo ordine rigorosissimo ai padri inquisitori di non licenziare nessuna delle opere mie, ordine, dico, generalissimo, che comprende omnia edita ed edenda. Lo sfogo, affidato da Galileo a una lettera al già oggi citato Nicolas Claude Fabri de Peresc, antico uditore delle sue lezioni padovane, è un affresco degli umori e dei dolori dei suoi ultimi anni, condannato, isolato, tacitato, insultato, umiliato. La proibizione di pubblicare le sue opere cadde a piombo su Galileo, il quale in un primo momento si dimostrò scettico anche sull'iniziativa del principe Mattias de' Medici, deciso a far stampare in Germania alcune fatiche inedite del matematico e filosofo di famiglia su materie lontanissime da proposizione attenente a religione più che non è il cielo dalla terra, l'embrione dei futuri discorsi e dimostrazioni. Sulla sfiducia e titubanza iniziale ebbe presto la meglio l'indole battagliera di Galileo, risoluto a non darla vinta a chi lo avrebbe voluto ammutolito. Il lavorio nemmeno troppo sotterraneo per pubblicare all'estero la sua opera inedita sulle due nuove scienze, una raccolta dei suoi scritti già stampati, sarebbe stata una costante spinta a vivere. Le vicissitudini dell'archivio di Galileo, tutt'uno con quello dei suoi discepoli, sono inscindibili dalle ricadute della sua condanna, tanto lui vivente quanto nei secoli a venire, e dai tentativi spesso mai riusciti di pubblicare l'edizione completa delle sue opere. La sentenza del 1633 aveva messo a rischio le carte di Galileo ben prima del suo rientro a Firenze dopo il processo e la prigionia. A Siena, da pochi giorni, ospite forzato del vescovo Ascanio Piccolomini, seppe dalla figlia Virginia di come Geri Bocchineri, cognato del figlio e amico sincero, fosse andato a casa sua, assieme a Niccolò Aggiunti, uno degli allievi più devoti, a portar via i suoi scritti per timore che eventuali perquisizioni potessero pregiudicarne la conservazione. Al suo rientro a casa, Galileo non trovò tutto quello che aveva lasciato un anno prima e l'Aggiunti si mortificava. E cito: il signor Geri Bocchineri mi ha dato avviso che fra le scritture rese a Vossignoria ella ci ha trovato manco una sua opera, che per tal perdita ella è caduta in un dolore e afflizione intollerabile. Questa nuova mi ha trafitto l'animo. Se io avessi avuto a tener conto delle sue scritture, l'arei conservate come sacrosante e custodite al pari dell'anima mia. Il manoscritto spuntò fuori presto, rendendo però chiaro quanto persino le cautele potessero essere un rischio. Si trattava probabilmente di una versione precoce dei discorsi e dimostrazioni, la cui pubblicazione sarebbe stata di lì in avanti un chiodo fisso nella mente di Galileo. Convinto di essere una vittima perseguitata d'arte con l'accusa di aver sparso una dottrina più scandalosa, più detestante e più perniziosa per la cristianità di quanto si contiene nei libri di Calvino, di Lutero e di tutti gli eresarchi insieme,
vedeva nella possibilità di pubblicare le proprie opere all'estero, dove i decreti inquisitoriali di proibizione agivano molto meno che efficacemente che in Italia, la via del riscatto dai torti e le ingiustizie che l'invidia e la malignità gli avevano macchinato contro. Oltre agli inediti sulle resistenze, sul moto locale, su varie questioni fisiche cui si era applicato lungo tutto l'arco della sua vita, Galileo progettava di raccogliere le sue opere già edite. Trattone lo sgraziato dialogo per non fornire la scusa di proibire senza occasione anche tutto il restante. Pur che si facesse un magnifico volume in foglio che rappresentasse anche fisicamente la dignità del suo lavoro, era disposto a farsi carico di qualsivoglia altra iuridica spesa. Ed era disposto a far volgere le sue opere in latino. Completava il quadro della sua rivalsa un concetto assai capriccioso: adattare in forma di dialogo una moltitudine di postille ai volumi di tutti i suoi oppositori e alle manchevoli opere di Aristotele sul moto degli animali. Falliti i tentativi del condottiero di Casa Medici, una rete di amici e corrispondenti italiani ed esteri incoraggiò e supportò Galileo. L'immagine di una gigantesca nuova accademia disegnata da uno degli interpreti più raffinati della rivoluzione scientifica, cui erano ascritti libertini e gesuiti, cortigiani e prelati di alto e basso rango, poeti e pittori, antiquari ed eruditi e curiosi della natura e osservatori, maturi filosofi e giovani matematici, vivi, meccanici e artigiani, bombardieri e diplomatici, evoca quella di un gigantesco archivio, frutto della diaspora di brani inediti, copie, traduzioni, involti e plichi di lettere che, partiti da Firenze, permeavano l'Europa, studiati e commentati in diretta dalla Repubblica dei Dotti. Un archivio che rompeva le frontiere degli stati e si aggiungeva all'altro, confinato ad Arcetri, insieme al suo proprietario. Nel 1638, uscirono a lei dai discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze. Galileo attendeva i suoi dialoghi e signora a seguito del titolo previsto, ma quando buon ultimo riuscì a vedere il volume, reperibile già da un anno nelle librerie di mezza Europa, con quell'intitolazione apposta da altri e ridotta a sua insaputa da nobile, qual erano i suoi intenti, a volgare troppo per non dir plebea, capì di aver incautamente confidato nell'ollandica schiettezza degli editori, non immune evidentemente dalla longa manus di chi gli era ostile. Forse anche per questo i cenni all'edizione delle sue opere si fecero sempre più rarefatti, fino a scomparire con gli anni 40, gli anni della cecità e di certe dispute avvilenti con alcuni irriducibili dell'aristotelismo militante. Nel testamento di Galileo e negli inventari dei beni seguiti alla sua morte non v'è cenno dell'archivio, del quale in documenti pubblici era evidentemente meglio tacere. E anche privatamente era opportuno essere accorti. Vincenzo Galilei, 3 giorni dopo la morte del padre, partendo per Pisa, si preoccupava per le sorti di quella cassa e non aggiungeva altri particolari nel timore che qualcuno, sotto qualche pretesto, volesse o procurasse di rimuoverla dove l'è. E per trasportarla eventualmente in luogo più sicuro, ad esempio nel convento di San Matteo in Arcetri, presso l'ultima delle sue sorelle monache ancora superstite, si affidava a Vincenzo Viviani, che di lì in avanti sarebbe divenuto attore principale nella tragicommedia della pubblicazione delle opere del padre. Entrato giovanissimo allievo in casa di Galileo, vi aveva vissuto insieme a Evangelista Torricelli, prestando occhi e mani al vecchio maestro, ormai inabile a leggere e a scrivere autonomamente. Galileo era stato a malapena seppellito e già Viviani contattava gli amici più stretti, chiedendo che gli fosse spedito quanto di suo, originale o copia, avessero conservato manoscritto. Ma fu qualche anno più tardi, quando il principe Leopoldo de' Medici decise di sostenere l'edizione delle opere di Galileo progettata dall'editore bolognese Carlo Manolessi, che le premure del Viviani, volte a richiamare in patria lettere e scritture varie disseminate in tutta Europa e negli altri stati italiani, trovarono il supporto della rete diplomatica toscana, con risultati ben più eclatanti. L'edizione bolognese non riuscì bene. L'Inquisizione locale non solo impedì che si stampassero il dialogo e gli scritti copernicani, ma censurò capillarmente i contenuti.
D'altro canto, il Viviani, fin dall'inizio tiepido collaboratore, al punto da non voler neppure essere nominato nella raccolta, aveva elargito qualche inedito al Manolessi, ma col contagocce e con una lentezza talmente esasperante da renderlo il più confuso, anzi il più attonito uomo del mondo. Del resto, l'intera operazione confliggeva col progetto di un'edizione tutta sua, bilingue, con testo a fronte, da stamparsi in forma più nobile. La veste troppo dimessa dell'edizione bolognese non ripagava il pregio dei contenuti inediti, né meritava l'ausilio di una biografia di Galileo di cui già Viviani aveva dato saggio in una lettera indirizzata sempre al suo principe protettore. E ancora Leopoldo, alla proposta del Viviani di somministrare allo stampatore qualche cosetta di nuovo, ma non il tutto, gli impose l'andar ritenuto a mandar nuove cose a Bologna, riservando la sua vita di Galileo ancora da scrivere e la sua collezione di inediti a un'opera di tanta spesa più idonea al prestigio e alle casse granducali. Il Viviani sapeva bene che appresso gli eredi del signor Galileo si trovavano più tomi di lettere scrittegli da varie parti da più corrispondenti e amici suoi. Fra gli allievi di Galileo era l'unico rimasto in rapporti stretti con la famiglia, tanto da essere scelto come esecutore testamentario dalla nuora Cestilia Bocchineri e come tutore dei figli minori da Carlo Galilei, uno dei tre nipoti. In nessuno dei testamenti dettati negli anni da parenti stretti di Galileo si leggono riferimenti espliciti alle sue carte. A Cosimo Galilei, lo studioso di famiglia che aveva frequentato l'Università di Pisa, sarebbe più che agli altri aspettata la cura dell'eredità manoscritta del nonno. E se all'inizio pareva spinto da interesse genuino quando incalzava il Viviani affinché frapponesse un argine alla dispersione delle carte galileiane nell'archivio dell'olivetano Vincenzo Renieri, o quando chiedeva addirittura dispensa per poter leggere il dialogo proibito, e se ne distaccò progressivamente una volta presi i voti. Cominciò col cedere qualche pezzo pregiato della biblioteca di famiglia al cardinale Gregorio Barbarigo, di cui era segretario e insegnante di matematica, probabilmente anche la copia del dialogo oggi conservata alla biblioteca del seminario di Padova. E finì col distruggere ogni traccia dei propri studi una volta trasferito a Napoli per fondare la casa dei missionari vincenziani in Borgo dei Vergini. Perché, scriveva il Viviani, furono leggerezze di gioventù senza principio e senza fondamento, e perché, essendo io in qualche modo partigiano del sistema, eccetera, non par che convenghino molto allo stato nel quale mi trovo e alla figura che fo. Carlo Galilei fu quindi l'ultimo superstite della famiglia. Fu anche l'unico a ricordare Galileo nel proprio testamento, disponendo in caso di estinzione della discendenza che fosse eretto nella Basilica di Santa Croce quel monumento riguardevole con la statua di marmo o di bronzo di detto signore Galileo, negato a suo tempo dai vertici della Chiesa persino all'iniziativa del Granduca Ferdinando II. E che fosse utilizzato a luogo tutto il valsente della sua eredità predetta e beni di esso, signore testatore. L'affidabilità di Vincenzo Viviani nel supporto alla famiglia spinse probabilmente Carlo a dargli in consegna l'archivio conservato in casa. Se nell'inventario delle eredità di Cestilia Bocchineri, redatto dal Viviani medesimo, comparivano infatti, oltre a 247 libri a stampa o strumenti scientifici e musicali, 44 lettere di e a Galileo, svariate composizioni manoscritte a stampa di Vincenzo suo padre, scritti di Vincenzo suo figlio e del nipote Cosimo, più una raccolta di disegni vari, non se ne faceva motto alcuno nel catalogo commissionato dalla vedova di Carlo Galilei alla stessa mente e alla stessa mano del Viviani, dove si registrava unicamente uno scaffale di libri d'albero tinto in noce con più libri. E sempre per volontà di Carlo, il Viviani aveva sottoscritto d'intesa con Cosimo l'inventario delle carte possedute da quest'ultimo in occasione della sua definitiva partenza da Firenze. Nell'annunciare il suo piano di far pubblico tutto ciò che del Gran Galileo aveva raccolto, il Viviani precisava trattarsi non solo di quanto ricevuto dal di lui figliuolo e dal predetto nipote Carlo, ma anche di quella messe che, dopo una particolare attenzione e diligente ricerca, gli era riuscito di andare di qua e di là rispigolando grazie alla protezione e al favore del principe cardinale Leopoldo e allo squisito contributo d'amici e padroni toscani e forestieri.
E quasi fosse una lettera circolare e non il ragguaglio delle ultime opere del Galileo, uno degli ingredienti di quel purpurrì matematico-biografico che fu il quinto libro degli elementi di Euclide, supplicava quanti avessero avuto notizia di questi suoi grati sentimenti di concedergli liberalmente i trattati o discorsi o lettere che si trovavansi del Galileo non ancora pubblicate, o di procurarglieli dove avessero saputo esserne conservati. Programma battagliero, sulla cui entità dicono molto quei registri distinti in ordine alfabetico e in 10 grossi volumi, ed ora solo parte di quanto in quel momento si conservava ancora in famiglia, compulsati da Carlo Dati verso la metà del Seicento. Peraltro, il disegno di un'edizione elegante delle opere di Galileo, col contorno di una biografia documentata, era stato offerto da Viviani a Luigi XIV, re di Francia, come contraccambio per averlo voluto inserire fra gli intellettuali di particolare merito, premiati con una pensione vitalizia che contribuisse all'avanzamento dei loro studi. E non era tutto qui. A pochi anni di distanza da Galileo, colpito forse dal tifo, se n'era andato appena 39enne anche Evangelista Torricelli, che sul letto di morte aveva lasciato incarico all'amico Ludovico Serenai, dottore in legge e cancelliere dell'Opera del Duomo di Firenze, di pigliare in tutti i modi l'opera del Cabeo Gesuita in due tomi e l'Ars Magna di Anastasio Kircher, pur gesuita, e di tenerli per sé. Nessuno avrebbe mai dovuto leggere le annotazioni mordaci che aveva apposto da vivo ai lavori di due fra gli scienziati più accreditati della compagnia. Dovevano essere accantonati anche tutti i manoscritti non appartenenti a geometria, dei quali il Serenai avrebbe avuto facoltà di fare ciò che più gli fosse piaciuto. Le opere geometriche pure, invece, astratte dalla natura e dal mondo, dovevano essere pubblicate. Ma le volontà del Torricelli furono disattese. Il Serenai, che forse sentiva l'obbligo morale di darne invece esecuzione, dopo aver inventariato tutte le scritture, lettere, bozze originali di geometria e di matematica posti sotto la sua tutela, temendo di non riuscire a vederli editi in vita, strinse un patto con due fra gli amici più stretti di Torricelli: Vincenzo Viviani e Agostino Nelli, funzionario della Zecca di Stato, la cui famiglia avrebbe avuto un ruolo primario nella storia degli archivi galileiani. Al Viviani sarebbe spettata la fatica editoriale, ma per un suo deciso diniego non la sorveglianza delle carte, che Agostino Nelli avrebbe dovuto ricevere e custodire in sua propria casa in una cassetta quadra di noce fortificata di ferro sulle cantonate. Solo a loro due era riservata una chiave e nessun altro avrebbe potuto aprire quella cassa fino alla pubblicazione, ultimata la quale gli originali della cassetta avrebbero dovuto essere ricevuti dal serenissimo padron regnante nella sua famosa libreria Medicea di San Lorenzo. E così anche le opere di Torricelli andarono ad appesantire il fardello dei buoni propositi del Viviani. Ma il persistere inscalfibile della proibizione che pesava sulle scritture copernicane e le continue incombenze di cui veniva gravato dalla magistratura dei capitani di parte guelfa come ingegnere addetto al monitoraggio dei corsi d'acqua, la morte di Ferdinando II e del principe Leopoldo e la fine della loro protezione, l'avvicendamento ai vertici del Granducato di Toscana con la nuova politica culturale di Cosimo III, di forte impronta filoclericale, oltre a una salute malferma e soprattutto un'istintiva propensione all'autocensura che aggravava quel senso insormontabile di paralisi di fronte alla mole degli impegni assunti, portarono i Viviani a procrastinare il progetto lungo tutto l'arco della vita, sicché né le opere di Galileo, né la sua geografia, né le opere del Torricelli videro mai la luce. Parte di Galileo e Torricelli rimasero perciò prevalentemente inedite e i due nuclei seguirono ognuno il proprio destino. Il Viviani, mentre lasciava per testamento all'ospedalingo di Santa Maria Nuova la sua copiosa libreria, così come la collezione di ritratti di famosi matematici, geometri e astronomi, perché arricchissero il patrimonio della biblioteca di quell'ospedale, probabilmente per un malinteso senso di cautela, non fece parola dell'archivio che aveva in casa, accresciuto a quel punto anche dai suoi inediti e dal suo carteggio, che insieme a tutti gli altri beni mobili entrò tacitamente nell'asse ereditario destinato in toto all'abate Jacopo Panzanini, figlio di una delle sue sorelle. Matematico anch'egli, lettore dello studio fiorentino, il Panzanini non calcò malgrado le apparenze le orme di chi gli aveva affidato un capitale di tal rilevanza. Non ebbe interesse a incrementarlo né lo mise a frutto per i suoi studi che, se mai sono esistiti, hanno lasciato tracce evanescenti.
Anche nei cenni dei suoi contemporanei, di solito assai brevi, ricordato prevalentemente come il nipote di un tanto zio. Non fu tuttavia avaro, a parte qualche iniziale esitazione, nel mettere i manoscritti a disposizione degli studiosi, primo fra tutti il camaldolese Guido Grandi, lettore di filosofia allo studio di Pisa, che avendoli esplorati in cerca di pezzi d'appoggio ad uso e consumo di liti sue personali, fu attratto nella galassia di un'ambiziosa operazione culturale messa in piedi da Tommaso Bonaventuri, pluriaccademico e funzionario statale, allora soprintendente della stamperia granducale, che vide la pubblicazione delle lezioni accademiche di Evangelista Torricelli, di una raccolta d'autori che trattano del moto dell'acque, di prevalente tradizione galileiana, e soprattutto della prima edizione fiorentina delle opere di Galileo. I manoscritti passarono sostanzialmente tra le mani dei vari collaboratori. Ci si preoccupò di tentare anche qualche ricerca all'estero, a partire dai materiali in possesso dei promotori di iniziative affine, come l'edizione delle Epistole a Keplero, no? Si andò sulle tracce anche di una cava di lettere originali del Galileo, del padre Abate Castelli, del padre Cavalieri, nel monastero dei Benedettini di Parma, di certe carte torricelliane nell'archivio di Lorenzo Magalotti, da poco passato a miglior vita, nelle scritture di Benedetto Castelli, giacenti a Roma, presso l'allora libreria barberiniana. Si fece copiare anche ciò che odorava di Copernico e che le circostanze non avrebbero consentito di pubblicare. Al di là delle usuali amputazioni censorie, la strategia del Buonaventuri ricalcava quella del Viviani. Pubblicare pochi inediti e glissare illustrando le opere di Galileo della sua scuola non solo sulle rivoluzioni astronomiche, ma anche sui fondamenti filosofico-metodologici e sulle lacerazioni deliberatamente inflitte alle loro vite. I tempi però stavano cambiando velocemente. La Toscana era da tempo retrocessa dai vertici della cultura scientifica europea e non si sarebbe più trattato, come per il Viviani, solo di riscattare la memoria di un maestro dalle accuse immeritate dell'Inquisizione, ma di difenderlo anche dai partigiani di Newton, quando non gli riconoscevano il merito d'aver calcato per primo i nuovi sentieri della filosofia naturale. Una difesa che al di là dei proclami non toccò il Buonaventuri, uscito presto dalla stamperia granducale per ragioni di incompatibilità. Altrettanto presto sarebbe peraltro morto, freddato da una schioppettata davanti all'opera del Duomo di Firenze. Più che i modi bruschi e il pessimo carattere, che in effetti trasudano ad ogni riga delle sue lettere, dovette pagare l'odio del Granduca Gian Gastone, il che potrebbe persino combaciare con le sue scelte editoriali. Niente di quell'assortimento di copie in suo possesso arrivò però a rimpolpare gli archivi di Galileo e discepoli. Anzi, pare che neppure tutto il prestato venisse alla fine restituito. E non molti anni più tardi, anche l'abate Panzanini fu costretto a testare dell'inesorabilità delle leggi di natura. La scelta di lasciare erede suo cugino Pierfrancesco Panzanini, estraneo al mondo degli studi, allentò ulteriormente i fili che legavano quelle carte alle nuove generazioni e in poco tempo se ne perse il ricordo. Per riportarle in auge ci sarebbe voluto un picnic. Scorsa qualche primavera, Giambattista Clemente Nelli, uomo di studi eclettici, bibliofilo e antiquario, notabile futuro senatore fiorentino, prima di una gita all'osteria passò a riempire il cestino da un non meglio identificato cioci, pizzicagnolo, al mercato. La miglior mortadella di Firenze, per la quale lo si portava per bocca, doveva essere davvero sopraffina, se quelle due lirate di fette meritarono di essere involte in una lettera di Galileo. Il Nelli, col foglio unto in tasca ripulito alla meglio, portò in fondo la scampagnata ostentando indifferenza, ma la sera si precipitò dal cioci e seppe che la carta da imballo acquistata in stock proveniva da una buca da grano del palazzo Viviani di Via dell'Amore ed era stata venduta dai fratelli Carlo e Angelo, l'ultimo gradino, discendente in tutti i sensi, della famiglia Panzanini. Nipote di quell'Agostino Nelli, depositario della cassetta di legno con gli scritti del Torricelli, figlio di Giovan Battista, architetto di rango, amico del Viviani, il Nelli sarebbe divenuto l'erede non solo della tradizione galileiana che il Viviani aveva perpetuato, ma perfino dei suoi beni, grazie a un fedecommesso dai nodi interminabili, col quale l'ultimo discepolo per antonomasia avrebbe voluto disporre per testamento sulle sorti del proprio patrimonio nei millenni a venire. Armato di pazienza, di conoscenze e anche di moneta, il Nelli ricomprò
tutto quello che poté dal Cioci, dai Panzanini e da molti altri, cui erano stati già alienati cospicui lotti dell'archivio tratto fuori dalla buca da grano, rigattieri, preti, famiglie nobili, notabili colleghi. A manoscritti, strumenti, suppellettili, ritratti si aggiunsero parte dei volumi postillati da Galileo e Viviani, venduti come doppioni dalla collezione di Santa Maria Nuova per opera di uno tinto di ben mediocre letteratura. Qualcosa di queste incaute disbissioni sfuggì alle sue maglie, ma il consistente materiale raccolto gli avrebbe consentito di mettere insieme La vita e commercio letterario, il primo tentativo di biografia documentata di Galileo. Resta il funesto avvertimento e l'infelice sorte dei manoscritti e delle opere del sommo filosofo della Toscana, che furono trattate inumanamente e che con una simile persecuzione non potevano essi aspettarla che da goti e da vandali. Sicché noi non sapremo mai quanto la conservazione del patrimonio documentario abbia pagato alla conservazione, si fa per dire, alimentare. I primi propositi di vendere l'archivio al governo francese furono per fortuna spazzati via dal vento illuminista. In quegli anni in cui l'idea della funzione civilizzatrice di scienze e lettere influenzava i comportamenti umani, il Nelli aveva visto l'ultima dei Medici, l'elettrice palatina Anna Maria Luisa, stringere con i successori al trono un patto di famiglia col quale cedeva tutti i propri beni, imponendo però una clausola di inamovibilità, la condizione cioè che neppure uno solo fra i beni culturali lasciasse il territorio del Granducato. Lungo l'arco della sua vita avrebbe poi visto erigere un museo di fisica e storia naturale, pensato non solo come luogo di conservazione, ma come strumento didattico, molto moderno, in una città in cui il numero cospicuo di biblioteche fondate grazie ai lasciti di privati, un esempio per tutti la Marucelliana, destinata al pubblico vantaggio specialmente dei poveri, intendeva elevare il livello culturale di uno stato e di un popolo. Su questa scia Nelli vincolò per testamento i suoi eredi, nel caso avessero voluto vendere la sua raccolta di libri e manoscritti, prima di intraprendere una qualsiasi trattativa privata, a far ciò presente a sua altezza reale all'oggetto che potesse farne acquisto per le pubbliche librerie fiorentine. Le istituzioni si trovarono quindi coinvolte nelle sorti della collezione galileiana e non tardarono a farsi sentire. A inizio Ottocento, Maria Luisa di Borbone, reggente del fugace regno di Etruria, fece bloccare una vendita privata in violazione delle volontà del Nelli e ordinò il sequestro dell'archivio. Un primo passo verso l'acquisizione da parte della Biblioteca Palatina, che sarebbe stata formalizzata qualche anno dopo sotto Ferdinando III di Lorena. Ma i figli del Nelli erano rimasti inopinatamente in possesso anche delle carte di Torricelli, perciò Angelo Maria Bandini, bibliotecario della Laurenziana, intraprese una lunga causa per poterla acquisire, dando finalmente esecuzione anche al testamento di Ludovico Serenai. Per la prima volta le carte di Galileo e dei suoi discepoli erano divenute proprietà pubblica. Il primo nucleo di provenienza Nelli fu integrato e unificato a Pelegis con nutrite tracce documentari che la tradizione galileiana aveva disseminato nel corso dei secoli in altri archivi e biblioteche locali. Ordinato da un giovanissimo Vincenzo Antinori in 5 grandi sezioni cronologiche, il fondo inglobava i lasciti di Galileo, di Torricelli, di Viviani, i segni più o meno marcati del passaggio di altri discepoli, i copiosi resoconti dell'attività sperimentale dell'Accademia Galileiana del Cimento, un monumento di filze e fogli con cui Firenze celebrava se stessa grazie ai gloriosi trionfi d'un tempo. Unita l'Italia, in un clima in cui l'idea positivista del progresso e l'aspirazione al rigore del metodo scientifico in ogni ramo del sapere umano rendevano Galileo una figura quasi mitologica nel pantheon laico del neonato Stato, il confluire del fondo palatino fra i manoscritti della Biblioteca Nazionale di Firenze agevolò la pubblicazione delle sue opere complete. Per le enormi lacune nei contenuti pubblicati, l'arbitrarietà delle scelte, lo scarso rigore nella cura e nella disposizione dei testi, tutti i tentativi erano fin lì falliti, lasciando Galileo in balia delle ideologie e abbandonando la sua vita e le sue opere a terreno di scontro fra clericali e anticlericali, nonostante la definitiva caduta di tutte le proibizioni. Con l'edizione nazionale, patrocinata dal Re d'Italia, l'emblema della moderna filologia del positivismo storico, che equiparava le fonti documentarie ai dati scientifici, si intendeva ristabilire definitivamente e appunto positivamente una verità che nello scorrere dei secoli era rimasta offuscata. Antonio Favaro, promotore e curatore, con la collaborazione determinante di Isidoro Del Lungo e quindi dell'Accademia della Crusca, non si limitò a pubblicare i manoscritti raccolti nella collezione originaria,
ma ne reperì infiniti altri nelle raccolte private e pubbliche, come sul mercato antiquario. Gli oltre 20 anni di lavoro per 20 volumi, in un'altalena di interesse da parte dei 15 ministri che si avvicendarono alla guida della pubblica istruzione, non affievolirono mai la sua fierezza né la sua fede incrollabile nella centralità risolutiva del documento. E proprio a Favaro si deve l'ultimo contributo all'arricchimento del fondo galileiano, l'appendice, che nella familiarità degli addetti ai lavori porta tuttora il suo nome, conteneva già gli studi galileiani di Giovan Battista Clemente Nelli e alcuni carteggi familiari estratti dalla Biblioteca Palatina, oltre a un gruppo di originali sfuggiti agli accaparramenti del medesimo Nelli, acquistati dalla Biblioteca Nazionale. Antonio Favaro la completò con svariati faldoni di corrispondenza e documenti relativi a Galileo e al Viviani comprati da collezionisti e librai. Queste, per concludere, le mutevoli fortune di un archivio complesso, che non hanno promesso si conservasse alcun ordinamento originale d'autore, ma nell'armonia d'insieme, sovrapposte le voci dei protagonisti, possono tuttora distinguersi quelle di discendenti, amici, allievi, istituzioni, amatori, professionisti, studiosi, che con motivazioni e spinte ideali via via diverse hanno recuperato, integrato e sistemato queste carte, preservandole dai tentativi deliberati di cancellarle in messaggio o semplicemente dall'incuria, traghettandole così fino al nostro secolo con la fisionomia attuale. E su questo, a nome dell'autrice della nostra relazione, io vi ringrazio. Molto rapidamente, no, volevo chiedere ad Andrea, sì, da una parte, come dire, quale valutazione complessiva ci poteva proporre circa la dimensione ossessiva dei Nove Testamenti, certo. E però dall'altra volevo anche, come dire, suggerire un'ipotesi circa il problema dell'apparente schizofrenia. Sì. Cioè, non sarà che dobbiamo anche valutare il parametro della modalità, diciamo, della questione di un archivio tra coscienza degli antichi e coscienza dei moderni, che si sta appunto formando in quel momento. Quindi ti chiedo, potrebbe essere che appunto queste oscillazioni siano collegate proprio alla necessità di costituire un parametro che sia un parametro alternativo rispetto a quello che è stato fatto prima, all'insegna appunto della discontinuità culturale, epistemologica e della coscienza anche di appartenere a un mondo diverso. Questo per Tassoni, grazie davvero. Per Tassoni questo è particolarmente centrale, ovviamente, perché Azzaccurati faceva notare già ai tempi, Tassoni erano diversi, uno degli avviatori di questa querella che poi ha una lunghissima durata. E quindi è forte la sua coscienza di essere un moderno, però questo vuol dire tante cose, cioè vuol dire per Tassoni innanzitutto non essere a favore dei moderni suoi contemporanei, propugnare un'idea moderna di letteratura per lui significa andare coi cinquecentisti, semmai, ha una visione particolarmente critica rispetto a certi andamenti coevi della letteratura e si vive un po' come un isolato per certi versi. Quindi, ecco, in quale modo contestualizzare la modernità secondo Tassoni è un discorso molto spinoso e mi sembra più che altro che ci sia quasi una, come dire, un bisogno umanistico più che moderno, ecco, di vedere le proprie carte conservate e una sorta di contrario movimento appunto alla dispersione di ciò che si è fatto, all'ammontare a nulla, no? di tutto un lavoro, del lavoro di tutta una vita, che poi interviene quando le carte sono lasciate magari a qualcuno che pure è Fulvio Testi, ecco, non dimentichiamo, ma che al quale si chiedeva fondamentalmente non tanto di conservarli in casa, ma di pubblicare gli annali. Questo era il punto. Poi quali calcoli ci fossero dietro la scelta di Testi come appunto legatario delle carte, questo potrebbe essere l'argomento di una nuova riflessione. Poi ovviamente Testi
muore nel 46, e queste carte, un'altra cosa che forse non ho detto con una sufficiente puntualità, è che queste carte appunto non sono presenti al momento della stesura del registro delle cose che sono in casa. Ci sono carte di documenti, scatole di documenti, che però non sono i manoscritti, sono polizze o cose di questo tipo, e è probabile che addirittura Tassoni abbia direttamente, una cosa che si può congetturare, deciso di dare quello che aveva prima a questo punto a Testi e al Sassi, che sono i due che in questo testamento sono indicati come legatari. Grazie. Non so se ci sono altre questioni. Prego, Natalia. C'è un'osservazione per Valentina, e il fatto che alcuni autori hanno anche loro un rapporto con l'archivio di qualità, cioè Ted Aime Costagio con Berlina. E questa cosa è la sua conclusione, è una cosa che non si considera di solito, ma qui parte, quando parte per un sito dove scriverà le opere maggiori, lui parte con sé cartoni di manoscritti di qualcun altro, che sono i manoscritti della Venezia Saint-Pierre, quello che scrive il fondo del Pedro. Sì, parte con questi manoscritti e col compito di trarne qualcosa, e comincia a classificare, ordinare l'archivio di qualcun altro. E poi abbandona, perché sì, è troppo pesante, abbandona questa cosa e scrive altre cose, alcune più belliste. Dunque questo rapporto è doloroso. Ho sentito, sentendo la tua conferenza, è fatto tilt, perché mi sembra che ci sia qualcosa di là. Grazie. Allora, non dimentichiamo che le scritture a loro volta sono belle spesso, perché di alcuni... E per esempio in Germania c'è Klopstock e le Sinde, c'è le Sinde che si occupa dell'archivio di Klopstock, voglio dire, e anche lì c'è una coscienza dell'importanza dei manoscritti, anche manoscritti a un text, legato al fatto che hanno proprio l'esperienza dell'archivio di Klopstock. Questo accade soprattutto quando non c'è una linea ereditaria familiare. E allora le carte vengono utilizzate non dai primi, ma dagli allievi. E allora si costruisce questo sistema di scuola, no? Di trasmissione non sanguigna, ma ideale. Ma sempre il caso dell'archivio di quella casa. C'è comunque la trasmissione familiare. Onestamente, famiglia, o non